sportiva possa essere vissuto dalla squadra della mia città, non dalla squadra, dalla mia città, dalla tifoseria della mia città. E questa lunga premessa doverosa per entrambi, questa è una partita invece? Sono una partita vibrante, Coglio in B, potrebbe benissimo tornare con Scoglina, il rapporto con la... Ma bastardi quei 22 ragazzi che voleva bene come un padre. Franco Scoglio, con quel suo tono pacato, aveva sempre una risposta a tutto, anche quando restava in silenzio e non proferiva una parola. Così tutti lo capivano, tutti lo ascoltavano, come se fosse un guru, un capotribù, il Vangelo del calcio, disceso dall'alto. Il professore, lo psicologo della palla fatta di pentagoni, prese un piccolo come Toto Schillaci, un picciotto palermitano ancora sgraziato, ma con il talento nel sangue, e gli disse: tu sei meglio di Pelé. Così soleva caricare i calciatori che meticolosamente allenava. Nacque in un'isola delle Eolie, Lipari, dove il dio del vento, che lì era di casa, il buon Eolo, lo plasmò a sua immagine e somiglianza, regalandogli il dono della capacità interpretativa e orale. Era il 2 maggio 1941 e, come dichiarava lui, sono nato poverissimo a Lipari, dormivo sul letto di pietra pomice con sopra la paglia e mangiavo pane e cipolle. All'età di 31 anni, nel 1972, il professore iniziò la sua prima avventura di allenatore. Guarda caso, proprio nelle giovanili di una squadra nemica e giallorossa, la Regina, che comunque porterà nel cuore oltre ogni sterile campanilismo. Allenerà poi la Gioiese, l'Acragas, per poi nell'84 tornare a Messina, dove plasmò una creatura meravigliosa. Traghetterà così i peloritani dalla Serie C alla B e da qui li condurrà fino alle porte della Serie A, facendo impazzire ogni squadrone che si poneva dinanzi a lui. Era magico, di un altro pianeta, toccava altre dimensioni la sua sottile intelligenza, insegnava a tutti cos'era la vita e quella palla che rotolava sull'erbetta. E così 11 uomini che non erano dei grandi campioni, grazie a lui, esaltavano tutto il loro potenziale, facendo sfracelli e giocate impensabili. Allenò anche a Genova, sua seconda casa dopo Messina. Nel capoluogo ligure, quando sentono pronunciare il nome di Franco Scoglio, iniziano tutti a scatenarsi, raccontando aneddoti e con i brividi sulla schiena, vedi i genovesi commuoversi, perché per loro è stato l'allenatore per eccellenza, quello con la A maiuscola. Qui tocca la cuspide della sua parabola, poi inizierà una fase discendente, ma non per questo emotivamente meno intensa e bella. Dal 90 al 98 non riuscirà a sedersi su una panchina per più di mezza stagione. Prima il Bologna, poi l'Udinese, la Lucchese, il Pescara, nuovamente il Genova, poi il Torino, il Cosenza e infine l'Ancona. Ma poi cambia qualcosa nella sua vita, il calcio italiano, non parla più il suo linguaggio sopraffine, ma è banale e superficiale, ed allora è costretto a navigare all'estero, dove con la nazionale prima tunisina e poi con quella libica, riuscirà a conquistare risultati sperati fino ad allora per il calcio di quei luoghi, dove giocare a pallone significava semplicemente andare dietro ad una sfera per poi dargli un calcio. Diventa così conosciuto in tutto il mondo, parlano di lui tutte le testate internazionali più blasonate, e quando la gente sente pronunciare il nome di Scoglio, si inginocchia come se fosse quasi un dio santo, forse figlio di quello stesso Eolo che diede origine alla sua isola natia. Mito, leggenda e storia si intersecano nella vita di tutti i giorni, e le più grandi televisioni nazionali fanno a gara per comprare le sue notevoli ed elevate opinioni calcistiche. Dopo la parentesi tunisina, torna al Genoa in crisi di risultati. E lui, per quel suo ancestrale amore nei riguardi dei genovesi, si dimette da CT della squadra nordafricana per riprendere le sorti del rossoblù nelle ultime 16 giornate di campionato e con la sua classe cristallina li condurrà fino alla salvezza. L'ultima panchina dove prenderà posto sarà quella del Napoli nel 2002, una città ed una squadra che il tecnico messinese aveva sempre sognato di allenare almeno una volta nella sua vita. Poi fa ritorno nella sua città ed arriva un grande incarico, la cattedra all'Università di Messina. E a detta dei suoi ragazzi, il divertimento con lui era assicurato durante le lezioni di teoria, tecnica e didattica del calcio, per il corso di laurea in scienze sportive e motorie. Professore, non ci sono parole per poterti descrivere, ma tu da lassù saprai ancora insegnare la tua dottrina, allenerà nei campi in erba del paradiso, e forse stavolta il Padre Eterno, riconoscendo il tuo modo di parlare, forse più simile a quello dei suoi luoghi, ti terrà a vita nella panchina della nazionale del suo regno.